Questi bambini non sono bambini con patologie gravi e gravissime, quindi non possono stare da soli e hanno bisogno, per integrare, quindi per estendere anche a loro l'attività formativa educativa, e di educatori e di host. Una situazione incresciosa quella che si è creata proprio in capo al personale host educatori nelle scuole, una situazione che soprattutto va a danneggiare l'utenza e quindi i bambini che hanno bisogno di particolare assistenza. E proprio nel merito questa battaglia viene presa e combattuta dal sindacato. Possono arrivare a scuola e non trovare il ragazzo da assistere e vengono mandati a casa. Queste sono delle gravi deficienze a livello contrattuale. Non vi è più un'assunzione a tempo indeterminato, ma si passa a lavoro a cottimo o a chiamata. Ecco perché noi per queste situazioni ci siamo opposti fortemente come sindacato e abbiamo chiesto alla Regione di porvi rimedio. La Regione vi ha risposto? E siamo andati in Regione diverse volte, abbiamo chiesto al Presidente Emiliano il 22 luglio di porre attenzione alla tematica dell'integrazione scolastica, dove ci sono sia educatori che host che vivono questo dramma legato alla scarsità di risorse messe a disposizione per questo servizio. Ma questa situazione grave è anche nei confronti degli utenti del servizio, i bambini o ragazzi con problemi di salute che durante l'anno scolastico hanno poca assistenza e durante il periodo estivo per 4 mesi non si dà un supporto alle famiglie. E mercoledì mattina abbiamo organizzato una manifestazione a Bari per ricordare che devono intervenire su questa vicenda.